È vero che concentrando i consumi di sera si risparmia? Questo può essere vero in parte perché dipende tutto dal contratto di fornitura che abbiamo sottoscritto. Solitamente i contratti domestici possono prevedere un tipo di offerta che è monoraria, quindi abbiamo 24 ore su 24 lo stesso prezzo, mentre se abbiamo un contratto di fornitura in bioraria avremo appunto la fascia che va dalle 19 alle 8 di mattina, dal lunedì al venerdì e sabato, festivi e fine settimana, dove avremo un costo più basso dell'energia elettrica. Ma tutto dipende dal contratto di fornitura che abbiamo sottoscritto con il nostro fornitore. È vero che tutti i fornitori applicano le stesse quote fisse mensili? Questo è vero in parte, in quanto per quanto riguarda le spese di rete, che sono trasporto e gestione del contatore ed oneri di sistema, tutti i fornitori sono obbligati a fatturare secondo quello che prevede l'autorità. Ma non è vero per quanto riguarda la spesa per materia energia. Il libero mercato ci dà l'opportunità di cambiare fornitore ogni volta che lo desideriamo, ma d'altra parte dobbiamo porre molta attenzione a quello che i fornitori ci fanno sottoscrivere, perché all'interno della voce spesa per materia energia possono essere inserite qualsiasi tipo di quote fisse mensili. È vero che con i contratti di energia e gas tramite call center si risparmia? Bisogna porre moltissima attenzione ai contratti a distanza, che sono i contratti sia telefonici sia i contratti porta a porta, perché dobbiamo assolutamente esaminare con dettaglio le condizioni contrattuali che ci vengono proposte e assolutamente non prendere decisioni affrettate. In questo momento storico siamo in una fase di prezzi energetici che sono quintuplicati, sestuplicati rispetto ai mesi precedenti, e quindi è opportuno esaminare con dettaglio tutte le offerte commerciali che riceviamo. E quindi per questo è opportuno affidarsi a degli esperti che fanno questo per mestiere, come ad esempio Confartigianato Energia per le Imprese, che è il consorzio di Confartigianato che nasce per tutelare le famiglie e le imprese. È vero che con l'utilizzo di elettrodomestici di classe energetica superiore si possono abbattere i consumi? Sì, questo è vero, perché oggi gli elettrodomestici rappresentano oltre il 50% dei nostri consumi energetici all'interno delle nostre case. Quindi, utilizzando elettrodomestici di ultima generazione, riusciremo ad abbattere i nostri consumi. Pensiamo ad esempio che una lavatrice di classe A consuma circa il 35% in meno di una lavatrice vecchia. È vero che utilizzando ciabatte multipresa si consuma meno? Sì, questo è vero, perché dobbiamo pensare ad esempio che un TV in stand-by, cioè con la luce rossa accesa, assorbe una potenza da 1 a 4 watt. Se moltiplichiamo il dato per l'intero anno, abbiamo consumato inutilmente tra gli 8.000 e i 35.000 watt. La soluzione qual è? È quella di andare a riunire tutte le spine degli apparecchi elettrodomestici in un'unica ciabatta multipresa, con interruttore annesso, in modo da poter spegnere tutto con un unico gesto se non utilizzati. È opportuno in questo particolare momento valutare di cambiare fornitore di energia e gas? In questo momento bisogna porre particolare attenzione a quello che ci viene proposto tramite le offerte commerciali che riceviamo quotidianamente o tramite call center o con venditori porta a porta o tramite appunto uffici che erogano energia e gas, perché parliamo di un momento storico che è senza precedenti, con prezzi che sono quintuplicati rispetto a pochi mesi fa. Quindi l'attenzione deve essere massima, soprattutto alle clausole contrattuali che ci vengono proposte. In questo momento Confartigianato Energia per le Imprese, CEMPI, riesce a garantire la giusta tutela a tutte le famiglie e a tutte le imprese, perché riusciamo ad esaminare tutte le vostre offerte commerciali, le vostre fatture e darvi le giuste risposte che possono permettervi di tutelarvi per i prossimi mesi.